essere considerato in maniera illegittima dalla giustizia italiana perché è un negro, ritiene che se fosse stato un bianco non avrebbe avuto questo trattamento. Una dura reazione quella di padre Graziano dopo la lettura del nuovo verdetto. Il frate congolese è stato infatti condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze a 25 anni, che ha ridotto così di 2 la pena rispetto al primo grado, ma che ha confermato la condanna per l'omicidio e per l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa da Caraffello nel maggio 2014. La riduzione della condanna è dovuta a una riformulazione della pena, ovvero ad un conteggio puntuale degli anni inflitti in base ai reati. Certamente è una sentenza che non condividiamo, perché è vero che non conosciamo le motivazioni, non abbiamo la possibilità neppure di commentarla, di criticarla, però conosciamo quelli che sono gli elementi di prova che abbiamo portati al nostro discarico e che evidentemente sono stati totalmente superati dalla Corte d'Assise d'Appello. Hanno 90 giorni per depositare la motivazione. Vedremo, leggeremo. La difesa del religioso, che era presente in aula, si è detta pronta ad andare in Cassazione. Padre Graziano intanto resterà agli arresti domiciliari nel convento romano dei Premostratensi. La Cassazione non è la prima volta che ribalta in maniera decisa le sentenze di questo tipo, e mi pare che non è la prima volta che ribalti le sentenze di questo tipo emesse da questa Corte d'Assise d'Appello. Soddisfatto il marito di Guerrina, Mirko Alessandrini, che continua però a chiedere verità sul destino della moglie. A questo punto aspettiamo il terzo grado di giudizio, la Cassazione, che metterà la parola fine definitivamente su questa vicenda, e l'imputato, se la Cassazione confermerà, manderà Alabi nel giusto posto, che è il carcere. Mirko era contento, era molto teso ovviamente, e lui ovviamente vuole dare delle risposte al figlio Lorenzo, quindi lo ha chiamato al telefono, gli ha detto che appunto è stata confermata la sentenza. L'unico problema che hanno è che loro non hanno un luogo dove piangere, purtroppo, Guerrina Piscaglia. Io mi auguro che Gratien prima o poi ci dica qualcosa in più, forse ce lo dirà solamente quando la vicenda processuale sarà conclusa definitivamente.